io sono fan. Ma tutto bene? Sì, sì, le vacanze sono state bellissime, particolari, devo dire. E cosa hai fatto? Ti ricordi il tubolare paroliere? Sì. Di quello che c'era nel nostro villaggio. Sono andata con mio cugino Pim dal maestro Tobor, maestro delle parole, per farmi spiegare il significato. E abbiamo trovato la parola che ruota arrivare, questo qua. E la parola era ringraziare. Wow! Ecco, e poi dopo ho trovato anche un'altra cosa, c'era dentro una poesia, ma anche questo. Ma io, Pim non se ne è neanche accorto, io non riesco a capire cosa voglia dire. Guarda. Cioè, guarda, è questo qui. Ma guarda cosa c'è scritto. Anno oratoriano 2012-2013. Wow! Secondo Sei riuscita a dargli un significato? No, secondo me la strada vuol dire, non lo so, il verde, la natura è importante? Non saprei. Può darsi. Poi ho trovato anche un'altra cosa, però non saprei a chi rivolgermi. Guarda, c'è un biglietto. Dice: se il significato del punto esclamativo vuoi trovare, la suora Teresa devi andare. Ma di che punto esclamativo parla? Non lo so. Io non so, so che il punto esclamativo è sicuramente questo, però so che è suora Teresa. Venite. Grazie. Vieni. Prego, Jasmine Pam, lei è suora Teresa. Salve, piacere, madre, io sono Pam. Piacere, piacere, io sono Jasmine. Oh, che onore conoscervi. Oh, riccia di d'oro. Scusami, riccia di d'oro, ma tu come fai a conoscere suora Teresa? Sei stata mia catechista per molti. Sono stati infiniti anni. Mi ha fatto passare delle avventure irripetibili. Come mettergli le lucertole nelle borse, poi... Le galline, le galline a catechismo, vabbè, la mia. Ma ormai è cresciuto, almeno, si pensa. Sa, suora Teresa, ti ricorda quando io e Pim siamo tornati qui col tubolare paroliere? Sì, me lo ricordo. Ecco, dentro abbiamo trovato questo stranissimo simbolo colorato e un biglietto che diceva che per decifrare questo punto esclamativo dovevamo venire da lei. Lei sa che cosa significa? Suora, quindi lei saprebbe decifrarlo, tutto segno. Riccioli d'oro, ma tutti gli anni di catechismo che abbiamo passato insieme tu non sai decifrarti quel simbolo? E pensavo ad altro, tutte le galline, però non sapevo. Ragazzi, voi che siete più intelligenti di lui, pensate, cosa può sembrare? Beh, può sembrare una croce. Esatto. E che simbolo è la croce? Cos'è successo con la croce? Il Signore Gesù è morto in croce. Esatto. Quindi il simbolo della croce è il simbolo di Gesù che è morto per noi e per la nostra salvezza. Ma, Sor Teresa, cosa significa che è morto per noi? Significa che Gesù è venuto sulla terra per donarci tutto quello che sapeva e aveva. E ci ha donato anche la sua vita. Donando la sua vita è morto sulla croce. Noi cristiani però sappiamo che Gesù, il figlio di Dio, dopo essere morto è anche resuscitato e quindi è ritornato dal Signore, dal suo Padre, e ha aperto così le porte del paradiso. Sì, ma come mai la croce è un punto esclamativo? Perché la croce è un punto fermo per noi cristiani, è il nostro punto di riferimento. Grazie mille, ma dato che ci ha così delucidato su questo simbolo, non è che potrebbe spiegarci anche cosa significa tutta questa scritta? Ragazzi, qua mi chiedete troppo. Non lo so, mi dispiace, però potete chiedere a un'altra catechista. La catechista Martina è molto informata. Grazie mille. Sei stata veramente d'aiuto, grazie. Prego, arrivederci. Salve. Comportati bene, riccioli d'oro.